E la Fidelisandria, ad aggiudicarsi il derby di Coppa Italia Serie D al degli Ulivi contro il Bitonto, finisce 2-1 per i biancoazzurri, un match ricco di emozioni e occasioni, con il tabellino tornato in bilico proprio nel recupero finale con la rete dei neroverdi quando l'Andria conduceva 2-0. Mister Farina schiera un 4-3-3 con ampio turnover, in porta l'esordiente Fratti, Sciaudone a centrocampo dal primo minuto, in avanti Tridente, Burzio, Jefferson, Martinez. Stesso modulo per Valeriano Loseto, ex di turno, che mette in campo gran parte dei suoi titolari, attacco affidato a Mariano, Figliolia e Palazzo. Il match del degli Ulivi si sblocca dopo 6 minuti, ripartenza fulminea della Fidelis, aperta e chiusa da Martinez, assist di Burzio e 1-0. Al 17esimo l'occasione per il raddoppio, Martinez prova a ricambiare il favore a Burzio, ma il numero 9 biancazzurro trova la deviazione di Tarolli. Ancora gli andriesi pericolosi al 22esimo, ma Sciaudone davanti alla porta apre troppo il destro. Passano 2 minuti e la Fidelis raddoppia. Calcio d'angolo battuto da Bottalico, telera di testa, sigla il 2-0. Il Bitonto è in affanno e ci prova al 28esimo con la punizione mancina di Mariano, traiettoria di poco alta, un giro di lancette e i neroverdi arrivano vicini al gol, azione insistita, doppia conclusione, prima Mariano, poi Palazzo, la Fidelis si salva con Fratti e Riefolo. Al 32esimo ci prova anche Grumo, tiro alto di poco, buon momento per gli ospiti, ma il punteggio regge fino all'intervallo. La ripresa vede un Bitonto più alto a caccia del gol che potrebbe riaprire la partita. Al quarto corner calciato da Palazzo, Gianfreda di testa sfiora l'incrocio dei pali. Al 20esimo si mette in luce l'esordiente Fratti, Tedesco a botta sicura, il giovane portiere gli dice di no. Dopo un inizio lento la Fidelis si riporta in avanti. 23esimo, sgroppata di Donida, passaggio per Martinez, traversone nel mezzo, Scaringella, ci arriva Mattarolli, fa muro, l'azione prosegue, ci prova anche Burzio, ma il risultato non cambia. Ancora Fratti, protagonista al 26esimo, questa volta sulla conclusione a giro di Palazzo. Al 31esimo doppia chance Fidelis per il tris, errore in uscita del Bitonto, Martinez ruba palla e serve Scaringella che può calciare a porta sguarnita, Gomez salva sulla linea, poco dopo ci prova anche Sciaudone, inserimento sull'out di sinistra, conclusione Tarolli in qualche modo allontana il pericolo. Al 37esimo ancora Scaringella, ma ancora una volta l'attaccante non trova la gioia del gol, nulla di fatto. Al 46esimo anche per Sciaudone, botta di prima intenzione su angolo calciato da Martinez, pallone alto, il match sembra finire qui, ma al 49esimo il Bitonto la riapre da calcio piazzato, cross dalla tre quarti, Tedesco di testa infila la porta e riaccende il finale, ma non c'è più tempo, vince 2-1 la Fidelisandria che accede così al turno successivo.